Torna a mani vuote la formazione di Mister Pina dalla sfida con il Poggi Bonsi e arriva anche la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Con le immagini di Marco Repetto partiamo dal primo tempo, per l'esattezza dal 20esimo, con la conclusione di Russo bloccata dal portiere Sportiello. Passa un minuto e ci prova Rosso, riceve il pallone vicino al limite dell'area, entra all'interno dell'area di rigore, la sua conclusione, sbatte sulla traversa con il pallone che poi carambola vicino alla linea di porta. Al 22esimo il Poggi Bonsi trova il gol del vantaggio con Romanelli, bravo a girarsi e di sinistra a infilare il portiere Otranto. Rivediamo la conclusione del numero 11 maglia bianca con l'estremo difensore dell'Entella che sembrava potesse arrivare sulla traiettoria. 29esimo Cercià prova ad arrivare al pareggio, la sua conclusione dal limite però esce sul fondo. 32esimo Boldrini sulla destra, il cross a centro area, poi la conclusione dal limite di Giunchi. Otranto riesce a bloccare la conclusione in due tempi. Con le riprese passiamo al secondo tempo. 48esimo è il Poggi Bonsi in avanti con Romanelli che scambia con Settembrini, la conclusione del numero 10 esce sul fondo. 10 minuti più tardi ci prova ancora l'Entella, calcio di punizione dalla tre quarti, Rosso sfiora di testa con il pallone sul fondo. Al 70esimo è Dal Bosco che si presenta di fronte ad Otranto, bravo l'estremo difensore biancoceleste a deviare la conclusione, nulla può però lo stesso Otranto all'82esimo quando ancora una volta Dal Bosco si presenta di fronte a lui e questa volta riesce a trafiggerlo per il 2-0 definitivo. L'Entella che prova a spingersi in avanti alla ricerca del 2-1, nulla da fare, arriverà il triplice fischio del direttore di gara con il Poggi Bonsi che si porta a 4 punti, la formazione di Mister Prina che rimane a 3.